Quando entro dentro nelle barche e comincio a mettere le mani nei vari gavoni, mi capita in mano di tutto e ci sono parecchi prodotti che hanno funzioni diverse per la barca ed è proprio una miniera di prodotti. Me ne voglio fare vedere alcuni perché sono indispensabili per il diportista. Allora, il primo è il Tef Gel, fa parte degli isolanti, cioè sono quelle paste, quei prodotti che vengono messi tra metalli diversi. Esempio classico è il rivetto in Mönel o il rivetto in inox contro l'albero. Per cui si immerge il rivetto o si spalma il foro con questa pasta, e il Tef Gel è una pasta bianca, oserei dire quasi incolore, comunque c'è del bianco, e è una pasta appiccicosa, quindi non è lavabile, resterà lì per parecchio tempo. È molto comoda infatti per le parti filettate. Se ho un bullone che vado a mettere e togliere, non devo continuamente andare a rivestirlo con il Tef Gel. E bisogna solo ricordarsi di pulire la parte in eccesso, perché essendo un prodotto appiccicoso raccoglie un pochino di sporco. Si applica facilmente con un pennellino o con una siringa. E si trova normalmente in quasi tutti i negozi. È caldamente consigliato averlo a bordo. Se invece cerchiamo sempre un prodotto isolante, ma con una proprietà legante, quindi una caratteristica meccanica un po' da frenafiletti, allora penserei al Duralac, che si riconosce subito perché è giallo, occasionalmente verde, però di fatto questo giallo poi resta ben impresso sui guanti. Vi consiglio di usare i guanti un po' perché contiene delle sostanze a cloro e in seconda battuta perché macchia molto, quindi state attenti, però è un altro prodotto che se avete bisogno di una funzione frenafiletti isolante, mi viene in mente ad esempio la rotaia dei carrelli della randa, ecco il Duralac diventa altrettanto utile, mentre magari per un pernetto delle crocette tornerei a utilizzare il Tef Gel. Oppure abbiamo un altro concorrente in questa categoria, ma ce ne sono diversi, però questi sono sempre più importanti, che è il Lano Coat. E il Lano Coat è un prodotto naturale, molto utilizzato anche sugli impianti elettrici per proteggere i contatti negli ambienti umidi dell'assentino oppure nel gavone del salpaancore, i contatti sul motore del salpaancore, ad esempio. In qualche caso qualcuno lo utilizza per coprire, rivestire l'elica con una spalmata di questo grasso animale. E dura relativamente sull'elica come tutte le cose, però è una soluzione soprattutto per chi sta in acqua calda. Qui, oltre a queste paste isolanti, noi possiamo trovare prodotti cosiddetti di antigrippaggio. In particolare ce n'è uno che viene utilizzato per gli arridatoi, che è la pasta a rame. Se ne mette pochissima sul filetto e questo evita il grippaggio. Qualcuno usa anche il Tef Gel, sempre con moderazione perché appunto poi attirano lo sporco e dopo potrebbero essere problematici gli smontaggi nonostante sia appunto un prodotto antigrippaggio. Importantissimo anche il grasso o il lubrificante al molibdeno, è quello blu per intenderci, molto usato nei cuscinetti, così come il grasso al litio, però con l'aggiunta di zinco e titanio, in modo tale che tende meno a impastarsi e permette anche qui uno smontaggio più facile. Molto diffuso nelle barche straniere, per esempio il Molycot oppure il Mastinox. Comunque tutti questi prodotti che possono essere a spray o a crema, sostanzialmente possono essere utilizzati per quelle parti dove uno deve smontare e montare. Mi viene in mente il cuscinetto magari di un acquadrive, di un motore. Sempre per restare in termini di protezione, ci sono quei prodotti che si chiamano i Wet Protect. Allora, cosa fanno questi prodotti? Sostanzialmente evitano che l'acqua si fermi e quindi la fanno scorrere via, ve la faccio molto facile. Questo prodotto è consigliabile per esempio da dare sugli arridatoi, in modo tale che gli arridatoi e anche i filetti degli arridatoi restano protetti e non si crea quella patina, quell'ossido superficiale. È un olio, quindi attenzione quando lo si va a spruzzare di proteggere con uno straccio, perché se avete il tech lo andrete a macchiare. Non male metterlo anche sul quadro elettrico o su zone, diciamo, dove potrebbe esserci, sul retro del quadro elettrico, parliamo sempre di contatti, dove potrebbe esserci, ad esempio, un candeliere che sgocciola o qualcosa di condensa che può cadere dalla falchetta.
Grassi, ora qui si entra probabilmente nel mondo più grande che c'è sul mercato. Il più semplice, popolare e versatile è il cosiddetto grasso bianco, cioè quello al litio, che va bene per tutte le parti meccaniche dell'imbarcazione, quindi salpancore, winch, girante, parti del motore. E quindi è polivalente, evita il grippaggio, dà una buona protezione, non usatene troppo, altrimenti il rischio è quello di fare un pastone sostanzialmente. Esistono poi dei grassi dove appunto non bisogna creare la crema sostanzialmente, che poi può bloccare comunque i componenti, e quindi si va su grassi al silicone che non sono dilavabili. Questi potrebbero anche essere usati a volte su alcune parti dell'avvolgifiocco, anche se ormai quasi tutti sono quasi zero manutenzione, nel senso prevedono solo il lavaggio. Oppure, come vi dicevo prima, quelli al morbideno o al teflon per la girante. Quindi le funzioni cambiano leggermente a seconda di quello che si vuole fare. Con il litio coprite un ampio raggio, un ampio spettro, diciamo, di funzioni meccaniche. Sbloccanti e protettivi. Ecco, state attenti qui perché alcuni prodotti che vengono venduti sono sì degli sbloccanti, ma sono anche dei corrosivi. Per cui ho voluto fare un attimino questa differenza, perché non sempre il prodotto giusto vi crea problemi. Io ho visto molto spesso applicare del CRC, non il 666, non il tipo Marine, sul retro dei quadri elettrici, con ovviamente problemi poi di corrosione sugli interruttori e sui contatti. Famoso è lo Svitol e famoso ovviamente è il VD40. Qui vi ho messo le due fotografie della tanichetta, perché se dovete ad esempio anche pulire un winch, potreste usare il CRC, è un po' dispendioso magari rispetto al gasolio, però lo si può utilizzare per pulire una parte meccanica. Mentre se dovete andare a lubrificare parti piccole, è consigliabile la bottiglietta spray con la cannuccia. Quindi attenzione al CRC che andate a utilizzare. Vi ho evidenziato quello per l'impianto elettrico, o se no utilizzate la vasellina, ricordando che la vasellina si scioglie con l'acqua. Quindi ogni tanto mi è capitato di dire: ah, devo chiudere una pompa a membrana che sta perdendo, ci metto la vasellina. Ecco, all'inizio terrà, ma dopo qualche funzione sostanzialmente perderà. Lubrificanti asciutti, questi sono fondamentali per l'attrezzatura di coperta, in particolare proprio i carrelli della RAN, ad esempio, e il più classico è quello al teflon, sostanzialmente. Questo è molto versatile, può essere anche buono per rinnovare delle parti in plastica un pochino cotte dal sole. Potete sentire anche parlare di Teflub, sempre la stessa parrocchia sostanzialmente, oppure di grasso asciutto, grasso secco. Sostanzialmente sono prodotti che non lasciano questa famosa crema e hanno una quantità di liquido tale che non colano e restano ancorati sostanzialmente sulle sfere di un cuscinetto o sulle parti che vi servono. Altri prodotti molto famosi sono quelli che generalmente vengono chiamati il sica. In realtà è una famiglia di polimeri dove ogni sica ha una funzione diversa. Il sica è quello più storico, sostanzialmente era molto famoso per le coperte in tech. Sono prodotti che reagiscono sia con la temperatura che con l'umidità dell'aria, ma alcuni di questi, appunto come il sica, prevedono anche un primer specifico magari per il legno o un multiprimer generico che migliora l'adesione. Per cui alcuni di questi polimeri si possono usare senza primer e aderiscono su materiali diversi, ad esempio legno vetroresina potrebbe essere, o plastica e vetroresina, o metallo vetroresina, ma altri invece richiedono un primer che normalmente è trasparente, quindi non si vede. Sono facilmente lavorabili e diciamo i competitors più grandi sono le MS DEC della Zucchini, il 3200, 4200 e 5200 FC, che sta per Fast Cure della 3M. Considerate che 5200 è un adesivo strutturale come lo è il 292i della Sika. Per cui normalmente viene usato per collegare le derive. Utilizzare questi vuol dire che poi deve avere un'ottima tenuta richiesta la parte meccanica che andate a trattare.
Esistono poi il multifish, l'MS super, per cui tutti si possono adattare. Infine, non è un polimero, ma c'è il butile, è quella sorta di pongo che ogni tanto trovate sotto i lavandini delle cucine, ed è molto comodo e utilizzabile per stagnare piccoli fori in coperto per montare l'attrezzatura. Potrei fare un esempio molto banale: avete un candeliere, una vasetta di candeliere dove entra dell'acqua da una vita. Invece di aprire una cartuccia di un polimero, potete utilizzare, fare un serpentello di pongo, appunto di questo butile, avvolgere la vite e quindi andare a sigillare il foro. Molti cantieri del nord Europa utilizzano il butile rispetto ai siliconi che durano relativamente poco o ai polimeri che poi creano comunque qualche difficoltà nel distacco, appunto nella primerizzazione, o sono suscettibili ovviamente alle temperature. Frena filetti, fondamentale avere diciamo il medio e il forte, normalmente hanno dei colori diversi, però questi sono utilissimi per le parti dell'albero, ad esempio, ma possono esserlo anche per la raccorderia. Se io voglio fare dei raccordi, per esempio, su un classico filtro raccord del gasolio, posso usare frenafiletti forte per bloccare anche nella posizione desiderata i vari raccordi. Ed esistono anche i frenafiletti per parti plastiche. Quindi attenzione che se uno ha della tuberia o dei raccordi valvolame in plastica può usare la Lotticket 5331. I frenafiletti normalmente li ho visti molto utilizzati sulle rotaie e nella randa. Questo è fondamentale perché se per caso una vite dovesse uscire con la randa alzata, poi la randa non scende più. Per cui è bene metterne, bastano poche goccine. Il mondo degli acidi invece è un mondo particolare perché tutto sta come quanto volete diluire gli acidi per ottenere il risultato. Allora, il più classico, il più semplice, il più affidabile è sicuramente l'aceto. Mi viene in mente per pulire gli anodi e mi viene in mente per scrostare i tubi del WC mettendolo ogni tanto regolarmente, perché se aspettate avete il crostone già nel tubo, il povero aceto non è che può fare il meccanico. Agisce col tempo. Quanto tempo? Beh, dipende. Diciamo che si può andare dai 20 minuti al paio d'ore. Qualcuno ci fa anche la pulizia dello scambiatore, facendo un lavaggio del circuito del motore. Altrettanto valido è l'acido ossalico. In polvere lo trovate anche liquido, a volte già diluito. Viene molto utilizzato per la sbiancatura del tech o la rimozione della ruggine dalle vele, ad esempio. Anche lui agisce con il tempo. Qui appunto è questo, è quanto lo lascio agire sulla coperta e soprattutto può intaccare o meno la gomma. Ecco, questo è uno degli aspetti più difficili e quindi il mio consiglio su qualunque prodotto che voi andate a provare è fate un piccolo test, magari su un portello di un gavone, su una parte di tessuto, in modo tale che potete rendervi conto e calcolare i tempi e vedere il risultato. L'effetto sbiancante è facile, ricordatevi che però può anche macchiare o rovinare qualche parte che può essere più delicata. La diluzione normalmente è 25 ml, 250 ml di acqua. Lo si lascia agire tranquillamente per una mezz'oretta circa e con l'acqua calda è molto ma molto più efficace. Il suo cugino stretto è l'acido citrico. Fa esattamente le stesse cose, però se vogliamo è un prodotto più naturale e è leggermente meno aggressivo. Volendo uno potrebbe farselo con i limoni, solamente che poi è difficile capire quanto succo di limone mette nell'acqua, però funziona esattamente con questo principio. Ultimo, la candeggina o la varechina sono la stessa cosa, tolgono molto bene le muffe, sbiancano anche loro il tech. Sempre un attimo di attenzione perché a volte si sciacqua molto bene la barca, ma non si accorge che poi il prodotto cade sulle murate in certe zone e lo si lascia lì per magari parecchio tempo, per cui poi ci si trova una riga diversa di colore più chiara e quello non fa mai piacere a nessuno. Comunque sono tutti prodotti che trovate serenamente, diciamo, in rete senza grandi ricerche particolari. Spray antigraffio per chi ha i vetri.
Vetro proprio intendo sia da automobile oppure il plexiglass, parlo può essere di una pilot house, parlo anche dei perspex, degli osterici. Si possono usare questi spray che servono a far scivolare via l'acqua e lo sporco e sono normalmente di derivazione automobilistica per chi lavora a volte nei fari, nelle visiere dei caschi, ad esempio, e quindi hanno una minima capacità di eliminare il piccolo graffio superficiale, che non c'entra niente con la cristallizzazione, ma permettono soprattutto di mantenere il vetro molto pulito. Si utilizza un panno, una microsfera adatto per fare questa lieve lucidatura. Quindi questo è un prodotto interessante ed esistono dei piccoli kit per fare, diciamo, il recupero dei vetri. Attenzione, dico vetri, quindi in questo caso non plexiglass, non materie plastiche di derivazione. In questo caso poi se sono cristallizzati non c'entra niente con il graffio. Spray impermeabilizzanti, beh, ogni tanto i tessuti come il Sambrella o i suoi cugini perdono le proprietà nel tempo, quindi la capottina nelle zone delle cuciture fa passare qualche acqua o la cerata può aver cominciato a perdere le proprie proprietà, perdonatemi. A questo punto potete utilizzare questi spray che sono molto semplici e è un passaggio che si fa stagionalmente, cioè non è che una volta dato poi per 3 anni durano, si fa 1 o 2 volte a stagione. Quindi anche questi sono dei prodotti abbastanza comodi e facili da applicare per far tirare avanti il nostro tessuto. Per quanto invece riguarda il motore, qui si apre un mondo perché abbiamo la grossa, diciamo, industria che segue questo settore. Allora, la classica pasta da utilizzare se c'è da rifare un montaggio con delle parti bagnate, tipo il riser o la girante, non abbiamo la guarnizione di carta o quella giusta, è la pasta rossa, che è in grado, il classico motor seal, ecco, che è in grado di resistere ad alte temperature, non utilizzato assolutamente un polimero, dura molto poco, soprattutto perché possono essere attaccati dagli idrocarburi e quindi perderebbero di resistenza. Per cui anche su un galleggiante del serbatoio utilizzate il motor seal, ok? Anche se non c'è l'alta temperatura. Poi per gli amanti del fai da te, delle lucidature dei coni della frizione, dell'invertitore, c'è la pasta al carbosilicio per fare le lucidature. Ed è una pasta veramente granulare, molto sottile, che si può anche abbinare alla carta vetro piccolina, ma con le mani e con uno straccio si vanno a fare delle lucidature molto molto fini. Poi abbiamo tutta una serie di prodotti studiati per pulire i radiatori o le parti, diciamo, di scarico del motore, dei decarbonizzatori fatti dalla Bardal, dalla Protect, dalla Liqui, dalla Moli, che sono tutte ditte che lavorano in questo campo. Funzionano, sì, funzionano. È chiaro che a volte io devo smontare i componenti del motore per poterli trattare, per poter spruzzare bene il prodotto e poi andare con uno scovolino magari a rimuovere le parti depositate o i calcari più grossi, però sono sicuramente un contributo. Quindi questi prodotti possono essere di aiuto soprattutto sui motori. Qui ci sono due filosofie, c'è il meccanico che dice sì usatelo, c'è il meccanico che dice no non usatelo. Io a volte li ho usati e ho ottenuto il risultato. Per ora non posso lamentarmi, non ho avuto controindicazioni particolari. Sicuramente se non avete dimestichezza, magari avete paura, non lo fate, però è consigliabile invece per il serbatoio del gasolio aggiungere dei prodotti, dei biocidi, degli anti-alga, soprattutto quando lasciate magari il serbatoio fermo e pieno per 4-5 mesi. Dopo è sempre buono pulirlo magari ogni 2-3-5 anni, dipende quanto è ora il motore fate. Però questi prodotti, sia quello della STP sia il BioGuard, sono veramente molto molto validi e sostanzialmente vi evitano problemi di intasamento poi nei filtri o peggio nei condotti. E qua devo alzare la mano per dire a me è successo e ho pulito il condotto con l'aria compressa spray, che è un altro barattolino sostanzialmente che si può utilizzare.
Sotto il motore, che cosa potremmo mettere? Infine, possiamo mettere questi bellissimi assorbenti che hanno una grande capacità di assorbire l'olio e lasciare l'acqua spesso separata. Quindi l'acqua la potete poi pompare fuori bordo e invece gli assorbenti li potete portare dove c'è il recupero degli oli esausti. Nastri, anche questo è un pianeta, è un pianeta. Allora, il classico dell'elettricista o per fare delle protezioni sul pulpito, a volte sull'albero, è l'autoamalgamante, è un nastro direi gommoso che si tira e si allunga e fa una sorta di strato di gomma. Molto classico e molto versatile è il resistentissimo American Gray Tape, il cosiddetto nastro americano, che è un nastro con una rete all'interno, lascia la colla se lo lasciate per molto tempo, però potete riparare molte moltissime cose. Ho visto riparazioni fatte sui serbatoi, ho visto riparazioni e protezioni fatte sulle crocette in un certo modo. Per chi invece è un amante del fai da te, il nastro di carta o blu o verde, quello classico della 3M, ma ce ne sono anche tanti diversi, sempre con gli stessi colori. La grossa differenza rispetto allo scotch di carta tradizionale è che questi, anche se lasciati in giorno, in opera per qualche giorno, non lasciano la colla, quindi non macchiano. Invece quello di carta, se fate il lavoro, poi lo dovete rimuovere quasi nell'immediato. Allora, il vantaggio è che di questo nastro voi ne userete tanto, se dovete rifare per esempio i commenti di una coperta, se dovete fare l'antiagitativa, se dovete dipingere o mettere dei siliconi, quindi è veramente molto versatile. Poi avrete un kit di solito di nastri colorati per l'elettricista, il rosso, il nero e a volte il verde, e anche questi sono molto versatili, ma direi che i più interessanti diventano o il teflon industriale per i raccordi, c'è anche il teflon invece che a nastro a filo o il teflon liquido, che poi anche qui diventa come un freno a filetti. Oppure abbiamo i Protect Tape. Ora, i Protect Tape sono dei nastri, oserei dire quasi delle pellicole, degli piccoli spessori di nastro, di plastica, eccezionali per la protezione dell'usura delle cime rispetto all'albero. Quindi vengono messi nelle parti dell'albero, vicino alle parti di coperta dove abbiamo un bozzello che magari sfrega, per evitare abrasioni e usure. Ogni tanto possono essere cambiati, però hanno una resistenza veramente alta e sono veramente molto comodi. Qualche volta si trova anche le strisce di Dacron, si trovano strisce di Dacron adesivo per le riparazioni delle vele, oppure il classico nastro da spinnaker per i piccoli rammendi e le piccole riparazioni. Non male è il nastro per le capottine, si chiama Mylar Tape. Se i trasparenti in crystal sono recenti, nuovi, a questo punto possiamo aggiungere un pezzettino di nastro qualora ci fosse una screpolatura o un taglietto sui trasparenti appena fatti. Se i trasparenti sono vecchi, opacizzati, ovviamente la plastica è cotta, beh, non potete fare questo miracolo. Purtroppo a volte bisogna comprare un rotolo per usarne un piccolo pezzettino, questo è un problema oggettivo. Con gli stucchi sono poco diffusi, diciamo che lo stucco più diffuso è quello subacqueo, probabilmente dentro nella barca, seguito da quello metallico, quindi per le piccole riparazioni che possono essere o in qualche sede del motore, in quelli più vecchi, oppure nei serbatoi. Dura quello che dura, non è eccezionale come prodotto, però può risolvere alcuni piccoli problemi. Riguardo alle colle, invece, abbiamo sicuramente la classica colla per il legno, per i piccoli ritocchi, una colla bianca, la classica Patex, va molto bene. Abbiamo anche la colla spray, questa viene utilizzata moltissimo nelle tappezzerie, ad esempio, il cosiddetto Bostik che qualcuno si metteva lì a dare con la spatola, oggi può essere dato anche spray e questo semplifica notevolmente i tempi di applicazioni. Ci sono prodotti come l'acquasil che viene utilizzato per andare a chiudere i forellini nelle cerate o negli stivali, e c'è anche il Dipit, cioè quello che chiude sostanzialmente la testa di una cima quando viene tagliata. Questo per evitare che si apra, a meno che non l'ha ovviamente impalmiato, l'ha tagliata propriamente con un nastro adesivo e con un coltello magari in ceramica che per il Dyneema è perfetto.
Ogni tanto trovo anche le due cartucce di colla bicomponente o stucco bicomponente a base epossidica. Quindi si tratta di avere i due pongo in mano, fonderli insieme e finché resta morbido è utilissimo per fare delle piccole riparazioni, ho visto anche sulla tuberia o su parti in metallo dell'imbarcazione. Normalmente sono piccole quantità, l'unico più grande che ho visto sono a volte i due barattoli dello stucco epossidico. Vi ricordo che questi prodotti funzionano se non c'è pressione, quindi se c'è una perdita non funzionano tanto, mentre invece se voi potete applicarli con le dita e esercitare una piccola pressione, questo è sicuramente molto di guadagnato. Detergenti, il re dei detergenti è lo Chantecler, è molto versatile. È uno sgrassante forte, in alcuni casi ha macchiato delle parti di imbarcazioni verniciate perché tende a sciogliere a volte lo smalto poliuretanico con le quali sono verniciate. Ci sono anche prodotti poi più adatti per pulire la sentina. Lo sgrassatore più storico mi viene in mente è quello del lavapiatti, cioè lo svelto della cucina, per intenderci, è comunque un potere sgrassante. Se avete una sentina messa male, soprattutto quella del motore, con una spugnetta abrasiva, mi viene in mente la classica verde della Scotch Brite, che anche quella è diffusissima in tutte le cucine di casa oltre che le barche, è riuscita a pulire bene tutti gli angoli del caso. Trattamento dell'acqua dei serbatoi. Allora, si può usare qualche goccia di aceto, sicuramente il prodotto più comune è la mucchina, ma attenzione che nel serbatoio in metallo a lungo andare può indurre della corrosione, quindi la mucchina va molto meglio sui serbatoi di plastica. Piccola percentuale, poi qualcuno ne vuole di più, qualcuno ne vuole di meno. C'è l'acqua clean, che sono delle pastigliette che vengono vendute sia per il campeggio, sia appunto per la nautica o per i camper. La base poi è sempre la stessa. Potreste trovare anche il cloro, attenzione che però tende a corrodere anche lui e tende a impastare a volte filtri o parti delle pompe autoclavi. Quindi poi quando si aprono le pompe che non girano bene, spesso si trovano dentro dei sedimenti, degli agglomerati di cloro che non si sono sciolti. E anche le pastiglie d'argento sono un prodotto molto utilizzato che però anche in questo caso può indurre della corrosione all'interno dei serbatoi. Quindi forse la mucchina e l'aceto sono i due migliori, oppure dipende sempre da quanto cambiate l'acqua, da come la fate, da che acqua è. Se dovete pulire i serbatoi, sicuramente Sanigen o il bicarbonato di sodio sono quei prodotti più utilizzati, ma anche qui qualcuno può, svuotando i serbatoi, passarli e igienizzarli con la mucchina o l'aceto bianco. Se dovete invece lucidare le vostre murate, beh, o Linox, qui ci sono tantissimi prodotti e si possono ottenere degli ottimi risultati anche poi se avete lo scafo blu con delle nanotecnologie, però è molto forte e molto utilizzata dai cantieri la pasta della 3M. Sembra che qui la 3M sia leader da questo punto di vista con la lucidatrice. La lucidatrice dovete trovare un po' i giri giusti, comunque normalmente dai 1500-2005, quello è il range. È meglio piano che veloce, all'inizio sono spalmate la crema ovunque e fare movimenti circolari. Mentre per l'inox, dove potreste usare anche l'aceto, ad esempio per pulire, la pasta della 3M, il Metal Restore, è veramente molto potente. Un trucchetto molto banale: quando avete finito di navigare, passate una pelle di nylon, uno straccetto e rimuovete il sale dall'acciaio inox. In questo modo ridurrete moltissimo l'ossidazione superficiale. C'è acciaio inox di una certa qualità e ce n'è un'altra, però se fate questa cosa sostanzialmente dovrete lucidare l'inox molto molto meno. Se no dovete prendere una barca d'alluminio con i pulpiti in alluminio, così non fate neanche questo lavoro. Il tech rappresenta probabilmente il lavoretto più delicato, ovvero attenzione, il suo colore naturale è quello di essere grigio, però poi a tutti piace color legno, quel bel giallo acceso.
Per cui o uno diventa poi schiavo della manutenzione anche dell'olio. Io non sono un fan dell'olio perché poi alla fine A può macchiare la vetroresina, B sostanzialmente richiede parecchio più tempo rispetto a una pulizia e non sempre il risultato è buono e durevole nel tempo. A volte c'è un risultato a macchie. Per cui sono più per una pulizia, un decappaggio attraverso i classici prodotti che trovate in negozio come il Tech Wonder, lo Star Brite, o l'Y600 dell'Allegrini, oppure gli acidi, come abbiamo detto prima. Non sono un fan della candeggina, preferisco più l'acido salicilico o l'acido citrico, che è un pochino più green, se vogliamo, visto che poi finisce tutto in acqua. Se avete delle macchie, sicuramente il Via Va è consigliabile, viene dato proprio nelle zone dove magari c'è la goccina di olio, di gasolio. Ecco, per evitare le macchie di gasolio basta bagnare il tech prima di andare dalla pompa a fare rifornimenti, in modo tale che se cade qualche goccina di gasolio sopra scivolerà via. Posso proteggerlo meglio invece di usare l'olio? Sì, ci sono sempre anche qui le nanotecnologie che mi aiutano sostanzialmente nel tenerlo protetto e asciutto, per cui quando piove si vedono le belle goccioline sopra. Durata relativa, più piove più si consuma, quindi diciamo che 3-6 mesi questa cosa, però la pulizia del tech una volta all'anno, sempre utilizzando una spazzola morbida, sempre nel senso trasversale rispetto all'orientamento della doga, delle fibre sostanzialmente. Infine, piccolo trucchetto, nel senso che chi non ha un log a ultrasuoni ma ancora l'elichetta, può essere intelligente mettere un pochino di antivegetativa dedicata che si fa ogni tanto quando magari lo si pulisce, però mettendo l'antivegetativa diciamo che lo si pulisce molto meno del canonico, del regolare, per cui si recupera il log all'interno, lo si fa asciugare e si può applicare questa antivegetativa che poi dopo 3-6 mesi può essere tolta semplicemente grattandola via e viene riapplicata. Questa è anche buona per lo scandaglio, ok? Vi ricordo che molti scandagli lavorano male se rivestiti con l'antivegetativa. Normalmente è indicato di non rivestirli, non verniciarli. Infine, seguiteci sui nostri canali social, siamo sempre a disposizione e grazie dei vostri like, dei vostri commenti e molti ci danno a volte degli stimoli per nuovi argomenti. A presto!